ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Buonasera, ciao, buongiorno, ciao, buonasera. Ciao amici, che bello essere anche oggi qua con voi. Ci stiamo preparando veramente alla grande, noi per la grande serata che si svolgerà proprio in provincia di Pisa, a Fauglia, Villa Il Poggione. In un posto straordinario ci stiamo preparando, ma contemporaneamente stiamo preparando proprio per voi anche la gita che poi faremo a Berlino, sì, durante il Festival del Cinema. Partiremo il 15 e torneremo il 19. Ultimi posti disponibili, se avete voglia potete telefonare, telefonate a me, in ogni caso io vi spiegherò tutto, certo, oppure alla Paola, ci sono a volte dei numeri che potete trovare attraverso le nostre pubblicità, quindi ultimi posti disponibili, anche perché più di una trentina di fans non ne possiamo, non ne possiamo portare. Avremo una grande serata, una grande la notte delle stelle, quindi ve l'abbiamo spiegato tante volte quello che succede, ormai noi la facciamo da tanti anni e siamo onoratissimi di essere scelti per questa, per questo grande evento. E di evento. Tornare anche quest'anno. E che sarebbe poi l'anno prossimo, perché diciamo già nel 2017 purtroppo l'anno bambino, come dicevo ieri, ci attende. Andiamo con la musica. È l'orchestra italiana per eccellenza, quella del maestro Franco Bagutti, L'universo per me. E vai. Ma se un pensiero lo sai che io ho scoperto che in Inghilterra, per esempio, appena è passato il Natale, io mi ricordo quando ero in Inghilterra, mi sembrava anche abbastanza strano, appena passato il Natale, il 26, 27, 28, cominciavano già a passare in televisione le pubblicità per le vacanze. Ah, non aspettavano nemmeno il primo dell'anno. Non aspettavano neanche il primo dell'anno, niente, passavano proprio. E quindi, perché no, lo facciamo anche noi con l'isola dei Balù, ah, e ce la fanno ascoltare, tra l'altro un bellissimo videoclip, ce la fanno molto ascoltare carino, proprio le sottane per voi. Raccoglieremo insieme quei zulù. Hanno la pelle
sorriso. Nel paradiso qualcuno ha già scordato la realtà. Non vuol tornare, non vuol tornare, decide di restare sempre là. Sole, mare, belle donne e tutto il resto lascia immaginare. All'isola di Balù, all'isola di Balù. Sole, mare, belle donne e tutto il resto lascia immaginare. All'isola di Balù, all'isola di Balù. Andiamo a intervistare l'artista di oggi, quindi intervista con l'artista. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Ci chiamavamo all'epoca il Pierrot. C'è anche un'altra cosa, mi ha detto, mentre andava al Gabor, che dura tre minuti un brano, mi fa... Qui c'è il frontman, ci vuole il nome del frontman, poche storie, poi dopo andiamo avanti. Dico, ma come faccio? Allora, in un attimo, guardi, mi chiamo Eugenio, diamo una castratina, cosa dice? Rimane bellissimo! La castratina virtuale, da quel giorno, insomma. Da quel giorno è rimasto, la colpa è la sua. Capito, e quindi è rimasto, bello, genio, però, è rimasto genio. E devo dire fatto, che pensa, suona questa bene, serata, suonava bene, suonava. Il pomeriggio... Ci hanno chiesto di rimanere, però poi lì va avanti lo spettacolo, non c'è più la televisione, alla sera siamo rimasti io, D'Episcopo e chi c'era? C'era il Fiba. Bello, avete fatto tutta la... Però sono rimasti live, in tre o quattro, non c'erano andare avanti a fare un po' di baldoria. Erano ancora gli anni quelli del primo maggio. Ah, bellissimo. Del primo maggio, quello storico, insomma. Sì, c'era Vecchioni, la PFM, De André e gli Strettese, certo. Che li avevano fatto un... Era l'ultima volta che... erano apparsi sulla, diciamo, la Rai, che dopo li hanno tagliati per... li hanno castrati ben bene anche, esatto, loro. C'erano i ladri di biciclette che erano appena anche loro erano appena usciti, avevano fatto, mi sembra, il primo Sanremo, ecco. E anche loro hanno trovato delle discussioni con vari personaggi. Bellissimo. E più dopo, adesso non lo fanno più, la sera si andava avanti con lo spettacolo, con il fuori, bellissimo, con il fuori onda, davvero, veramente molto bello, anche ben realizzato, bello, sotto l'aspetto molto bello, che c'è Gianni Drudi, Bobby, no, Solo. Per collegare il discorso di prima, abbiamo fatto, tu hai fatto una presentazione giustissima, noi siamo ancora quelli lì di una volta. Però quello che mancava a livello invernale, perché d'estate, anzi, chi più ne ha più ne mette, ne abbiamo tantissimo. Quello che noi ci dicono sempre è che d'inverno non facciamo ballare, non facciamo il liscio. Vabbè, questa cosa per un romagnolo, pensate, poi sono stato due anni con Baiardi, è un'offesa mortale per me, infatti. Perché ho imparato tantissime cose. Quindi, se vogliamo parlare di liscio, ci sto. Però, quando hai quella nomea lì, allora abbiamo deciso di fare una cosa, questo album. Farlo tutti i brani ballabili, tutti ballabili, con cumbia, la baciata e altre cose che fanno parte, insomma, del ballo di oggi. Ecco, per dimostrare che anche d'inverno, sperando, ecco, che l'orecchio un attimino... Sì, ma insomma, poi come... voglio dire, se uno vuol fare come alla Genio e vuol fare il grande spettacolo, fa il grande spettacolo, ma se si tratta di dire adesso vi faccio ballare, no, cioè voglio dire, non è che mancano le cose, no, le ballano ancora i bambini in Cina nel Pinguino, voglio dire. So, però per come è bella quella struttura che hai visto anche nelle foto, no? Sì. La gente che mi viene a vedere d'estate, che ci viene a vedere d'estate, d'inverno, hai capito? No, fa conto che sia così, che nei locali non andiamo, non fanno ballare. Certo, è logico, certo, già certo. Fai una fatica a cercare di fare una cosa per fare una serata d'ascolto, certo, che non è facile, non puoi pensare che in un locale vada a fare quelle cose, certo. Però c'è di mezzo che devo sfatare, scusa se rubo tre secondi, sì, no, ma è giusto, dobbiamo giusto, sfatare, certo, questa cosa che Genio non fa ballare, al contrario, ecco. Due fisarmonicisti, allora dico io, cosa? Le fisarmoniche le ho messe lì in vendita sul palco, cioè, è sinonimo di che la fisarmonica, cioè, quindi dai, è una cosa che mi fa di un arrabbiare, ma comunque in ogni caso l'importante è andare avanti. Follia, vabbè, d'estate, che ecco, canzone è? È un Allegalli. È un Allegalli. Ecco, pensa. Parlo di gruppo. Sì, è una storia sulla nostra riviera, chiaramente. Noi siamo sempre, andiamo Rimini, a tocciare. Rimini. Sì, sì, la nostra spiaggia, quando dove arrivavano le straniere, come si faceva ad abbordare praticamente. Vabbè, la allora, curva. Voglio dire, anche voi da casa magari qualcosa, magari si impara qualche cosa, no? Se uno rimangasse. Finite le lezioni di Genio. Allora la andiamo ad ascoltare. Genio e Pierrot, no, via l'estate. No, Bubi Bender. Al sapore di te, sì.
sia questa sera con te. Sei bella da morire, mi vergogno di me. Mi perdo nei tuoi occhi, il cuore tu mi tocchi, ballando io e te. Questo vento d'estate accarezza le fate in questo posto incantato. Ci perdiamo io e te. D'estate la vivo con te. Sento tutto il calore che mi arriva nel cuore. Questa follia d'estate ha il sapore di te. D'estate la vivo con te. Sento tutto il calore che mi arriva nel cuore. Questa follia d'estate ha il sapore di te. Le scenette in giro per il mondo, saranno, dove saranno, ragazzi? Che cosa farà? Sarà nel futuro, sarà nel passato, Cristiano Chesi? Nel presente allora, anche, forse. Anche nel presente, chissà. Vediamo, lo scopriamo insieme a voi. Vai così. Buongiorno amici, sì, io ogni volta che mi sveglio vi devo raccontare i miei sogni, sì, anche perché faccio dei sogni veramente incredibili. Ho sognato che compravo una mozzarella in carrozza. Il problema era tenere fermi i cavalli. Ho sognato che arrestavano un coltivatore di marijuana e lo piantavano in carcere. Ho sognato invece Lindsay Lohan che usciva dal carcere e tutti i barristi tirare un sospiro di sollievo. Sì, sì, sì. Ho sognato, per esempio, che mi dicevano che la muffa può uccidere. E allora io mi chiedevo perché Rosy Bindi scoppia di salute. Sì, esatto, scoppia come la bomba. Ho sognato un piccione viaggiatore che aveva perso la valigia e mi sono svegliato. Luciano, che sogni, che incubi! Vibra nei pensieri un forte vento di allegria. Sento nel silenzio un bel ricordo di follia. Sto aspettando te, sto cercando te. Fascino nascosto di un'idea, donna del mistero intorno a me. Tu mi fai sentire come un re. Non aver paura, sono qui ogni istante con te. Per sempre accanto a te, sarai sempre il mio re. Seguirò negli occhi tuoi quella strada che tu vuoi. Il cammino è lungo, ma io con te lo farò. Facciamo un applauso anche all'orchestra. Vibra
no, un'avventura non sarai, no, un'illusione non sarai. Io sarò per sempre accanto a te, sarai sempre il mio re, il mio re. Ricordi di ritornelli, la nostra rubrica che tra l'altro quest'anno la fate proprio voi con le vostre dediche e con le vostre mail che potete continuare a inviare. Mi raccomando, se avete voglia di inviarci dei compleanni e quindi delle date precise, dovete farlo con molto largo anticipo, con molto anticipo, perché come sapete i tempi televisivi sono quelli che sono. È oggi un mesetto, chi ci scrive? Mesetto prima. Allora, oggi ci scrivono Corrado e Regina da Piombino, provincia di Livorno. Alla grande. Guardiamo tutti i giorni la vostra trasmissione in TV e balliamo sulla vostra musica. Bravi. Un po' di liscio lo potete passare? Grazie e buone feste a tutti. Ciao, Corrado e Regina. Allora, la canzone proposta dalla nostra redazione è La Mazurca della Gallina di Nardini e Borgatti, interpretata appunto da un grande cantante, spiritosissimo cantante ed attore toscano, e prodotta dalle Edizioni Musicali Borgatti. È una canzone datata 2011, quindi la gallina chissà che fine avrà fatto a questo punto. Insomma, sai, anche poi meglio anche solo dopo le feste, sai com'è, no? Dice che gli hanno fatto la festa? Ok, va bene, La Mazurca della Gallina, intanto la balliamo. A ricordi di ritornelli. Per Corrado e Regina. Ho comprato una gallina perché volevo un uovo fresco per la mattina, un uovo fresco per la mattina. Ero felice come un barone con l'uovo fresco per colazione, ero felice come un barone con l'uovo fresco per colazione. Ma una mattina mi sono alzato e nel pollaio mi sono recato e ho capito che nel pollaio era successo un grosso guaio. Oh mio Dio, cosa vuol dire questo spennio? Oh mio Dio, cosa vuol dire questo spennio? La mia gallina ha perso il cervello, si è messa a fare lo spogliarello. Con questo freddo, con questa brina, è impazzita la mia gallina. Ma ho capito che in nottata nel mio pollaio si era inoltrato un grosso gallo molto affamato e la gallina lui ha spennato. Con questo freddo, con questa brina, si è agitata la mia gallina. Con questo freddo, con questa brina, si è agitata la mia gallina. E questo, cari amici, che vi voglio far ascoltare è un mio arrangiamento di una canzone bellissima e indimenticabile, e che è Besame Mucho. Vero, pensate, sì. Noi l'abbiamo arrangiata, siamo stati i primi a prendere una canzone. È vero, questa cosa ha fatto da apripista e poi ti hanno seguito in diciamo, molti. Anche, purtroppo, devo dire in qualche modo, anche a tutte le altre, diciamo, adesso quasi non esiste un pezzo, come dire, una cover se non c'è dentro un pezzo inedito. Pezzo inedito. Io l'ho fatto per la prima volta, devo dire, è stato anche un grande successo, perché la parte, diciamo, che cantava la Paola, che è Besame Amor, non era Besame Mucho, ma Besame Amor, è stata richiestissima, e quindi è una cosa che mi ha fatto veramente molto piacere. Sì. E allora ve la faccio ascoltare, si tratta di Besame Mucho, Besame Amor. Dimenticavo, è un arrangiamento a baciata. Pensa che tarde o mañana potría estar lejos, muy lejos de ti. Porque mi pensamiento siempre te quedará.
so cos'è star junto a ti. Piensa che tarde o mañana potría estar lejos, muy lejos de ti. Y toda esta noche me llenaré de ti. Si un día de mañana tú no serás aquí, porque mi pensamiento siempre te quedará. Te voy a llenar de besos, nunca te olvidarás. Y pésame así, pésame amor, te doy mi vida y mi corazón. Y pésame así, pésame más, hasta que el sol no volverá. Bésame, bésame mucho, si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Que tengo miedo perderte, perderte. Vi salutiamo, ciao, amici, andate a ballare, mi raccomando, se non l'avete ancora prenotato per l'ultimo dell'anno, la signora che si deve mettere il vestito nuovo, magari adesso è un po' passato di moda, salvo quando andiamo a Berlino, ma in Italia è comunque lungo, bello mettere i signori con lo smoking, certo, eccetera. A me piace, sì, a me piace, sì, vedere queste cose. Pensate che la notte delle stelle a Berlino sono tutti così, sì, una eleganza straordinaria dove le persone veramente... e si impegnano anche a, come dire, a mostrare il miglior look. Sì, brava, sì. Paola, bene, ciao, ci vediamo domani. Ciao a tutti, ciao. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.